tutte le regioni in giallo e i casi che diminuiscono sono i dati su cui si basa la ripartenza italiana. A ripartire anche i titolari di bar e ristoranti. I ristoratori hanno ripreso seppur in parte la loro attività, con limiti orari dettati dal coprifuoco e servizio ai tavoli consentito solo se all'aperto. Da alcuni giorni il coprifuoco è slittato alle 23 e dentro giugno dovrebbe essere abolito. Queste le impressioni dei ristoratori di Corso Garibaldi e le proposte all'amministrazione per la stagione estiva. Finalmente abbiamo avuto una boccata di ossigeno, se così si può dire, però limitatamente sempre all'esterno, quindi gli interni ancora non possiamo fare nulla. E l'ora in più ci fa molto comodo, perché chiaramente chiudere a un orario le 22, che sostanzialmente non è un orario di cena abituale per chi viene a fare una passeggiata, è sicuramente stata un'ottima idea che aspettavamo da tanto. Sono trascorsi pochi giorni da quando il coprifuoco è stato spostato alle 23, ma si sono già viste delle differenze sostanziali. La prima differenza sostanziale è che la gente non si deve alzare alle 22 per andare via, perché chiaramente la polizia passa e necessariamente dovevamo liberare i tavoli. Adesso almeno abbiamo un'ora in più di respiro e quindi la cosa sicuramente è migliorativa, insomma. Anche sul fronte del futuro si parla quindi di metà giugno per l'abolizione completa del coprifuoco, termine entro il quale i locali potranno tornare alla loro vita normale, tra tante virgolette. Sì, infatti poi si associerà anche la possibilità di ospitare i clienti all'interno, quindi praticamente dovremmo ritornare, anche se con un distanziamento, a una vita quasi normale, insomma. Sul fronte invece delle vaccinazioni, in questo periodo in Italia sono aumentate le dosi e è aumentata la velocità di vaccinazione. Al tempo i ristoratori torresi chiedevano la vaccinazione del personale per mettere in sicurezza anche i clienti e gli avventori esterni alla città. Sì, infatti noi avevamo un'iniziativa con l'ASCOM e chiedemmo appunto la possibilità di fare un hub vaccinale per le attività produttive, cosa che però ad oggi non si è concretizzata, ma vista la loro velocità, se dovesse, diciamo, aprire l'attività anche alle farmacie, probabilmente ci appoggeremo a qualche farmacia per questa, diciamo, per promuovere comunque questa iniziativa verso le attività produttive e i loro dipendenti. Per il momento la ristorazione è limitata solo ed esclusivamente a coloro che hanno posti all'esterno dei locali, una situazione che purtroppo ha visto molti locali impossibilitati a procedere alle loro attività, o chi aveva i posti comunque a limitare i propri servizi. Sì, è così purtroppo. Infatti noi abbiamo chiesto la possibilità di qualche micro isola pedonale, giusto per dare la possibilità a chi non ha spazio all'esterno di poter, come dire, lavorare anche al minimo, ma poter fare qualche, come dire, l'attività almeno in maniera concreta per qualche posto all'esterno. Infatti abbiamo anche richiesto una mini isola pedonale in zona, senza creare disagio ovviamente agli abitanti e alle altre attività, da fare eventualmente una volta a settimana, anche come fase test per il futuro. Questa buona notizia, almeno anche di un'ora, ci sta dando la possibilità di lavorare la sera con più tranquillità. Essendo comunque un popolo del sud dove tutti continuano a lavorare fino alle 8:30, 9 di sera, era impossibile lavorare in tranquillità, visto che i clienti e gli avventori arrivavano alle 21. Adesso, dovendosi comunque alzare alle 23, c'è più possibilità di lavoro e serenità durante il servizio serale. Speriamo che prossimamente, come già accennato dalle istituzioni, si prolungherà fino a mezzanotte e pian piano sembra che si stia tornando alla normalità. Sono solamente pochi giorni che l'orario del coprifuoco è stato spostato. Quali sono le differenze che avete potuto notare a livello lavorativo? Ci sono stati più clienti perché hanno la possibilità di sedersi alle 21 e di poter cenare tranquillamente. Fin quando il coprifuoco era alle 22, il cliente era scettico di poter venire a cena dopo lavoro e quindi preferiva rientrare a casa. Speriamo che comunque a fine giugno tutto questo finisca e ci dia la possibilità di poter lavorare e di creare iniziative ed eventi nella zona, che sta avendo un grande sviluppo negli ultimi anni.